Bella a tutti, dal vostro Criminal7Game, ragazzi. Siamo tornati oggi qui con l'aggiornamento del giovedì, no, del lunedì, scusate, sa dire, ormai mi sono incantato questo giovedì. Ci sono, ragazzi, le squadre partner Inter, Milan, Celtic e Monaco. Ma a noi chi ci interessa? Inter e Milan. Qui in compagnia con me c'è il mitico Piovolo Polpette, Nicola Bella a Petrella. tutti, Un ciao, saluto a bella a tutti, tutti. ciao a tutti. Ragazzi, dopo ci facciamo una mitica coppa insieme. Allora, ragazzi, l'aggiornamento lo sapete tutti. Ci sono la partita contro la Challenge, 10.000 GP, 5.000 col computer. Ma a noi quello che ci interessa è andare a vedere i giocatori che hanno messo di Inter, Milan. Vediamo anche gli altri, ma sinceramente penso che spacchetto solo questi due e altre monete me le tengo per giovedì. Allora, c'è Handanovic, ragazzi, che io penso che molti sottovalutano, ma è un portiere che quando me lo trovo contro, almeno con me fa i miracoli. Poi Buggato, buggato, Handanovic, è uno dei migliori buggato. portieri quest'anno, sì. Bravo. Giocatori che vorrei oggi sono Lukaku, Lautaro e De Vrij, perché De Vrij pure ho visto che era 95, ragazzi. Secondo me è un difensore da provare perché è tosto, è forte. Detto questo, ragazzi, ci sono Brozovic, Barella, Vesino, Biraghi, che sinceramente non mi interessa Biraghi. Pure Barella mi piacerebbe prenderlo. Andiamo a vedere il giocatore in mira, ragazzi. Per tutti i milanisti c'è C'è il nasone, c'è il Ibrahimovic. nasone, c'è Il il nasone nasone. Ibrahimovic, che se poco poco si prende non è che mi fa schifo. C'ha pure Sicuramente è 16 da livelli. provare. 16 livelli, Ibra, quindi da 89, pensa a Bravo. 93, 94 ci arrivi, Ibra. Sì, penso di sì. Comunque andiamo a vedere le statistiche, ragazzi. Vedete da soli che Ibra, se lo trovate, insomma, col fatto che quest'anno il fisico si usa molto su PES, penso che fate bella figura, insomma. Poi c'è Romagnoli, ragazzi, che arriva a 96, se non mi sbaglio, in difesa, quindi pure lui da trovare è un bel difensore. Ce l'avevo vecchio, ho dato via, invece ho fatto una cazzata. C'è Donnarumma, che c'ho quello del giovedì, io, che se lo pesco glielo do, lo facciamo crescere. C'è Suso, per me è andato via pure dal Milan, non mi interessa. Calhanoglu non mi interessa, che sì, idem. Uno che mi piacerebbe provare è Bennacer, che secondo me è un bel centrocampista, un bel mediano. E poi c'è Theo Hernandez. Questo col fatto che gioco con i terzini, ragazzi, non è che mi dispiacerebbe, anzi, per niente, perché ha una grande velocità e c'ha un grande fisico comunque. Questo tutto livellato, 39 livelli, è uno dei 90, terzini forse più 93 forti. Bravo. arriva, sì, 93 arriva. 99 di velocità e 99 di accelerazione. Cioè, capito? Cioè, uno dei terzini veloci, forti È fisicamente, 88 c'è il contatto tiro, fisico. 88 contatto fisico. Cioè, ragazzi, di che stiamo a parlare? Di che parliamo? Poi c'è il Celtic. Andiamo a vedere i giocatori, ragazzi. Anche se credo che non spacchetto, a meno che c'è qualcuno che mi piace proprio in particolare, ma non credo. Ecco, c'è Edward, che l'altro anno era una bestia. Tu ricordi, Edward? 94, sì, 94 arriva questo qua. Questo, ecco, sarebbe buono, ma non me va manco più da mettermi a livello. La squadra c'è l'ore, che ormai non mi interessa. Monaco, ci sono giocatori del Monaco 100%. C'è Benchieder, che questa cosa non l'ho capita, ragazzi. Cioè, Benchieder 91, Lukaku 88. Vabbè, tutto ai commenti, insomma. C'è Bakayoko, c'è Golovin, c'è Glick, Fabregas e Keita Baldé, ex Inter. Poi andiamo a Lukaku vedere. potrebbe uscire anche giovedì, ha fatto doppietto, quindi giovedì potrebbe Lukaku uscire. forse pure giovedì lo potrebbero mettere. Infatti io lo vorrei trovare, perché se esce giovedì o trovo, metti caso mi dice culo, capito? Poi vabbè, ci sono i giocatori della Spagna, ragazzi. Io sinceramente appena ho spacchettato mi è uscito Toni Kroos, Messi e chi cazzo mi era uscito? Mi era uscito un'altra bestia. Ho detto dai, che c'è, basta, a posto così. Cominciamo con le spacchettate. A chi la dedichiamo la prima spacchettata, Nico? Del Milan o dell'Inter? Milan. Milan. Vai, a Emanuele Baldacchi, largo Vai, milanista. milanista, amministratore della PES Sport insieme, amico, giocatore, tanta roba, prima spacchettata, vai, sculo crimina. Dai, Ibra, Ibra. Eh Almeno proviamo un coppe, dici? Vabbè, sì, è Ibra, sì. ovviamente si va in Italia. No, è portiere, è Donnarumma e questo ci interessa. Gigi. Questo ci interessa perché c'ho quell'altro da livellare. Quindi non mi dispiace. Zizzo Per gli Donnarumma. amanti di Donnarumma, ragazzi, 20 anni, Zizzo Donnarumma, che forse ho saputo che trapelano voci che il Raiola vorrebbe darlo all'Inter. Se succede, sarebbe veramente una botta per i milanisti.
99, 98, 92, 93, 94, 7 livelli, ma soprattutto 45 livelli, ragazzi. Questo diventa un portierone. A parte che para l'impossibile. Seconda spacchettata. Intanto voglio fare un saluto a Tropeano, Davide Deida, al nostro amico Max Gavelli, a Tommy 80, a tutti quelli che mi seguono, al mitico Massimo, al mitico Falco. E tutte le persone che mi seguono, scrivete sotto qui, ragazzi, nei commenti tutti ciò, i giocatori che avete trovato e soprattutto scrivete cosa volete. Io stasera vorrei andare in live su Twitch verso le 10:40 a fare coppe con iscritti. Sinceramente, mi piacerebbe che partecipate, ragazzi. Allora, ragazzi, detto questo, seconda spacchettata del Milan, la dedichiamo a tutti i milanisti, vediamo se ci porta fortuna. Nicola, vorrei che fai un saluto in particolare a Criminal 7 Village. Sette Village. Piede destro, piede destro, centrocampista, mi c'è Çalhanoğlu questo, vediamo. Numero 10, Çalhanoğlu. Ciao. Ma va, sta, buono pedaglio la Richarlison che ce l'ho. If. Allora, sì, è un ottimo centrocampista, magari per chi inizia la squadra adesso, insomma, non è male. Bravo, C'ha ottimo. un ottimo tiro. Ultima spacchettata del Milan, ragazzi. Vediamo, dedichiamo a tutti i ragazzi. Ma soprattutto voglio dedicare queste spacchettate ad Amir, responsabile dei Makers. Grande Amir, un saluto da Giancarlo. Piede destro di colore, che sì, che sì. Che Che sì, centrocampista buono, sì, non è togli uno. malvagio, non è malvagio. Però pure, vi ripeto, da lì per là, sinceramente, mi sono un po' stufato. Pure questo già 34 livelli, cioè, non si finisce più. Allora, detto questo, ragazzi, iniziamo con le spacchettate della mia mitica Inter. La dedichiamo a quel frocio di Roberto Guazzazzo, una che è interista. E dai, dai, Lukaku allora. Vai, Lukaku subito, famo rosica subito. Vediamo. Italia. Mancino. È lui, è Lukaku! Lukakone! Accenditi. Mi mancava, cazzo! Il mitico Lukakone! Alla corte di Criminal 7 Gamer. E andiamo, cazzo! Lo volevo come il pane, Lukaku, per Dio. Lo volevo come il pane. 96 contatto fisico, 86 elevazione, 89 potenza di tiro, 92 velocità, 88 colpi di testa, 87 finalizzazione, 88 comportamento offensivo, 87 aggressività, 6 forma fisica, colpo di testa, tiro da lontano, tiro di collo, tiro di prima, specialista di rigori, spirito combattivo, funambolo e serpentina. Ma c'ha Lukaku tutto. alla corte di Criminal 7 Gamer, tanta roba. Doppio Lukaku e ci fai contento con livelliamo. Poi se arriva Lautaro ancora meglio, che c'ho Lautaro if tutto livellato, io lo sparamo a questo e vediamo. Sarebbe un corpaccio pian Lukaku e Lautaro insieme. Non è facile, però ci proviamo. E Solo per no, pochi, solo per pochi. Andanovic, Andanovic, seconda spacchettata. Che comunque ce lo Portierone. teniamo, Andanovic. Ce lo teniamo, Andanovic. Niente da dire, cioè, senza livellarlo, Andanovic 19 livelli, senza livellarlo. 97 comportamento portiere, 95 presa, 93 respinta, 96 riflessi, 99 estensione e 6 forma fisica. Tanta roba Andanovic. Ultima spacchettata, ragazzi. Vediamo se il gioco ci fa contenti. Ci dà un Barella, un Lautaro o l'altro Lukaku. Un altro Lukaku, insomma, ci Vabbè, dispiace. moto da biraghi. Che sicura palla, guarda. Mancino. Mi sa che ha chiamato. Mi sa che ha chiamato. No, non ci credo. Mi sa che ha L'avevo chiamato. mangiato Fai lui. vedere. Biraghi, porco Dio. Biraghi. A Nicola non parla più. Porca. Biraghi. Mamma mia. Questo ecco, ragazzi, ci fate un cazzo. Manco se cross calibrato, cross tre quarti. Ecco, forse è giusto quello. Diciamo. Poca roba, Biraghi. Ci abbiamo 540 monete. Ci proviamo a fare un corpaccio sul Celtico. Andiamo su a Spagna. O me ne tengo proprio, che dici? No, ma non c'è nessuno. Cioè, ecco qua, c'è sta Edward nel Celtic, c'è Golovin nel Monaco, ma con tutti quei giocatori che uno già c'ha, non è che Ok, allora fa una detto differenza. questo andiamo a vedere un secondo chi possiamo. Allora, intanto sto livellando anche Foden, ragazzi, che l'ho quasi tutto livellato. Sinceramente, non mi Grande. dispiace per niente Foden.
Io direi di dargli pure che sì, tutti a Foden, perché raga, io voglio far crescere Foden, sinceramente. C'ho delle ali pure che l'ho provato, è veramente tanta roba. L'ho trovato, è veramente tanta roba. C'ho due video da caricare oggi, ragazzi, quello del giovedì e quello del lunedì. Quindi seguitemi perché metterò anche quello vecchio. Facciamo un saluto a Ivano Fortunato, a Maccione, a Mirko, a Valerio Palmulli, a Marco, a Stefano, a tutti i miei amici che giochiamo tutte le sere insieme a Coop, ci divertiamo, cazzareggiamo. Vediamo un po' se intanto dove sta? Eccolo. No, Foden dove sta? Mi serve Foden, Foden, Foden. Poi ho trovato pure Raciana Engolan, ragazzi, Attenzione ninja. che Ninja. non è L'anno scorso era tanta roba l'anno tanto scorso, sì. roba. Quest'anno comunque. Vediamo un po' se gli è da. Vabbè, 3456, 39 livelli Foden. Mi mancano 11 livelli e Foden è un giocatore perfetto per il centrocampo, ragazzi, ve lo posso assicurare. Gli diamo Calhanoglu a Richarlison, vediamo se c'è da qualche cosa di buono. 3006 lo porta a solo un livello, gli do. Vabbè, niente. Poi ci abbiamo, fammi vedere un secondo. Ah, Donnarumma, oh, mi stavo ascoltando Donnarumma, ragazzi. Io devo livellare il mio Donnarumma. C'ho Donnarumma praticamente che sta, mo ve lo dico. Dove cazzo sta, porca matosca? Donnarumma, Donnarumma. Eccolo qua, 24 livelli, 92, magari con sto Donnarumma se bugga e ci fa la 27.000, Ah, buono, 27.000. Lo porta al livello buono, 28. Rimane 92, ma ha completato parecchi riparti del portiere, quindi è buonissimo. Un'altra cosa, ragazzi, diamogli a Lukaku quest'ultimo che rimane, che sarebbe Biraghi, ma giusto per dargli qualcosa, insomma. Con un livello già 89, Lukaku. Comunque Lukaku è un giocatore che livellerò, ragazzi, perché a me piace tantissimo. ah, è forte Lukaku. Allora, fammelo bloccare Lukaku, che se no faccio la cazzata magari. Vai, Lukaku nella corsa dei primi a 7 gamer. E posso dire, ragazzi, adesso, attualmente, che ho tutti i giocatori che volevo, tutti i giocatori che chiedevo sono arrivati nei vari video che vedete sul mio canale Criminal 7 Gamer. Iscrivetevi, attivate la campanella, iscrivetevi sulla pagina Criminal 7 Gamer PES Esports, iscrivetevi su Instagram, su Twitter, seguitemi su tutti i social e vediamo un po', ragazzi. Adesso ci andiamo a fare una coppa con Polpetta e chiudiamo il video. Allora, io direi, Lukaku, tu ce l'hai Polpe? Sì, ma c'ho quello normale, quindi non lo Allora, io porto. porto Lukaku, anche se sinceramente ancora tutto a livello è tutto, però, e porto pure Abram, almeno lo proviamo. Eh sì, perché io ce l'ho a 34 livelli, 94, cioè tutto, quasi tutto livellato. Quindi lo proviamo. Vorrei fare un saluto a tutti gli amici delle Manguste Sports, al nostro capitano Roberto Guazzazzo, al nostro Lorenx990, tutti gli amici, a Tozzifan, a Ciccio Uso, Ciccio Wi-Fi, sarebbe Ciccio Nick, a GG Aloisi. Facciamo un saluto a tutti, soprattutto a Lorenz che si mette a 90. Allora, dai, ragazzi, con quell'invito. sono quasi onorato di rigiocare con Polpettone, che è passato quasi 6-7 mesi che non giochiamo insieme, Polpe. Non ci sei mai, sei sempre offline. Fra, sto pure a lavorare. Ah, vabbè, prima il lavoro, prima il dovere e poi il piacere. Certo, sempre, sempre. Pure perché non è che poi a mio figlio a fine mese gli dico: papà, non lavoro perché gioco, mi diverto, ma non te do la magna. Quindi, giustamente. Allora, Porpetta, 79 livelli. Questa coppa la vorrei dedicare in specifico a Stefano Village. Giochiamo bene, Porpe, Dove? poi ti spiego il perché. Va bene. Il Giochiamo grande proprio a mitico manetta. Stefano. Il Il mitico grande Stefano. Stefano. Che bestemmia ogni 2 minuti. No, è un grande Stefano, mi fa ammazzare le risate. Sì. Un amicone. Bravo ragazzo. Allora, io metto in carica il telefono che oggi ci devo andare a lavorare e deve essere carico. Vediamo chi ci ha beccato. Yavi El Venasos. Boh. Vabbè, Polpe, spaccamogli le chiappette. Sì. Attenzione, porta Donnarumma, Tio Hernandez, Questo tutti. c'ha Ah,
Vedremo chi ha portato. Kanteif, Abram ce l'ha portato, fra. Ce l'ha portato. E mo te lo faccio provare, Abram. Te lo faccio provare. Tu mi dirai, Giancarlo, che giocatore è Abram. Vedrai, vedrai. Sì, ma lo proviamo, dai. Allora, io più che altro devo vedere un attimo. Vabbè, avanzate ci frega un cazzo. Più che altro giochiamo al centro, che il modulo mio è tutto improntato al centro. E si parte. Si parte, ragazzi. Coop con Polpettone 900. Piovono polpette da tutte le parti. E vediamo come va. Famo un saluto a quel frocio di Daniele Dagna. Un saluto Ah, pure. Nico! E un saluto a Ciccio Nick, il bastardone. Famo un saluto a Daniele Elmind, Paolo Papest Doc. Vai, se parte. Non mi voglio far male. Attenzione. Porca Dai, madosca. dimmi Cicci. Ho visto. Attenzione. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Cristiano Ronaldo, senza dubbio. È il migliore al mondo? Al momento credo di sì. Il migliore di sempre? Può darsi. Scusa, perché ho Attenzione. fatto la cazzata, da No, dove lo va, so. ci sta, ci sta, ci sta. Direi che il portiere è stato impeccabile. È difficile fare meglio di La così. metto tesa al centro, fra. Attenzione, mi prendo un Bakayoko, vediamo se ce la fa. Bakayoko! No! Colpo di testa che si perde sul fondo. Bakayoko, bella bestia pure lui. Eh Ex Milan. sì. Ma sta fine al Monaco è nato, che finaccio. Ma quando ci sono problemi tutti i giocatori. È un po' lenta la connessione o no, fra, come devo a te? A me va bene, ma perfetto proprio. Vediamo Abram cosa fa. Tutto, tutto, abbia, guarda, le pia tutte di testa, fra, non ne sbaglia una. Abram! Guarda, vai, olle, Ilicic! 1-0. Attenzione, Josef Ilicic! Ilicic, bello giocatore pure lui, eh. È uscito tardi, comunque ci avrà una trentina d'anni, quindi è un top Però è un bel 9. giocatore, è forte, poi c'è un bel tiro. Le punizioni pure penso che è un bel giocatore. Abram va da solo. E va Abram, e va. Abram! Hai capito chi è Abram? E ancora non hai visto niente, polpetto. Questi già si fanno autova da soli, no? No, meno male. Attenzione, piovono polpette. Bella polpette. Buono, buono, banditi. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Soluzione al gol interessante. Non riesce a far gol. Ha colpito benissimo la palla. Fosse stato un altro Angolo. calcetto sarebbe entrata. Ecco c'è qua. Allison. Eccolo Abram. Ta stava a dare per porco diato dalla Buono, male proprio. buono, buono. Buon numero. Mezzo in mezzo alle cosce.
intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Occasione per il contropiede. Buono. Tegel senza compromessi. Recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Si libera la gamba, occhio al tiro. Bello! Subito 3-0 e gli avversari fanno pausa. Ah no, ritornano ragazzi. A volte ritornano, ci stanno capendo poco comunque. Sì. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Come viaggia Rashford? Rashford è in treno pure lui. Eccolo! No, t'avevo passato, cioè t'ho passato vicino pur che cazzo di passaggio ho fatto? Secondo me abbiamo anche Roberto Carlos. Sì. Ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Guarda, Ilicic si inserisce. Prova la finta. Ci è arrivato lui, si è messo in traiettoria. Vediamo l'inserimento. Mamma mia, ma che vanno a voti i giocatori, per Dio. Guarda questi, guarda. Che stanno a fare, ma che ne so, ci sto a capire in cazzo. Carlos, e qua devo tirare. Fuori gioco. Una partita abbastanza easy. Easy GP, come dice Grassonico. Sciopponico, non Grassonico. Sciopponico, quanto ha speso? Un miliardo? Ma che ne so, avrà speso veramente impossibile. Sciopponico. Saluto anche il nostro Gianluca Pittello. Che ieri ha vinto il torneo a Milano, ho saputo. Sì. Sia bravo. Gianluca arriva prima e chi è secondo? Carletto. Bravo Carletto. Bravo lesbica Carletto. Bravi. Anche se lasciano il tempo che trovano essi tornei. Sì, è che non lo so. Ci sono poca gente iscritta, quindi diciamo che non è che è tutto oro quello che luccica. Vabbè, però intanto porti a casa un trofeino, non fa mai male. Ah sì, questo sì. I tornei della parrocchia, diciamo, però. Sì, però bisogna sempre vincerli, No! Scusa, forse volevo far pallonetto. Ma tranquillo. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Di merda. Erano in inferiorità numerica. No, t'ho detto, la linea forse a te ti pare che va bene, ma non va benissimo. Ah, può essere. C'è spazio per calciare. Attenzione. Primo tempo 3-0. Non ci possiamo lamentare. Possiamo giocare meglio di così, quello sì. Allora, Abram è rosso, Abram. Attenzione. Non si è notato però. No, si è notato perché è veramente forte. Veramente forte. 3-0 alla fine del primo tempo. Per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. Attenzione, mette Cruyff. Guarda, l'ho passato normale a tirare una stick. L'azione poteva diventare davvero. Beh dai, Cruyff ci sta tutto adesso, dai. Attenzione. E gliela para. Numero. Col tunnel. Attenzione, mette anche Neymar. Sì, ho messo pure Neymar, almeno sei divertito. Vai, spacca questa porta. Oh, numero de Porpetta. Ragazzi, attenzione. Porpetta al sugo con ragù. Quando la mandi giù, non torna più su. Porpetta al sugo con ragù. Eccolo. Vai. Il rimpallo ti favorisce. Prova il numero. Avanzare l'azione con il lancio lungo.
Niente, il giocatore è bloccato, meno male mi ha dato il fallo. Ah, fallo a loro! Ma i coglioni! Stiamo giocando contro la Juve. Ah sì, infatti mi ero ricordato. Uno e due. No! Guarda, guarda che bastardo. Oh, spam! Oh, attenzione, numero del polpetta! Ah, spacca la porta, però. Voleva il Ci numero! provo. Ci prova col Ci provo. polpetta pallonetto! Mamma mia, andò forte. Nostra. Oh, calcio d'angolo. Ma che è, oh? Fallo. Fallo. Ma come fallo? Stanno a giocare contro la Juve, è Ma sì, ma fallo normale. di cosa? Non avevamo toccato a questo. Boh, vabbè. Attenzione. Gioca con un pallone lungo. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. La mette in avanti. Becca io pure, recupero un altro pallone, vede Cruyff e gliela dà, bellissima. E ci prova, e ci prova. Volevo fare il 2-7 pallonetto. ieri, non perde. Ci poteva stare però. Ho detto, vabbè, tiro così, vaffanculo. Fammi 5-0, poi dopo sei beccato. Attenzione, vanno in pausa. C'è una bella squadra, Ronaldo, me, Marsala. Ah, c'hanno una bella, un'ottima squadra. Foden, Walker, Varane, Van Dijk. Una bella squadra, ammazza. Ma non conta solo la squadra, come dice Polpetta. Che cosa conta anche? Le 10 cose che ci abbiamo quando usiamo qualcosa, Le le mani. Vabbè, però. manine. Chi ama sto gioco sa, lo ama per i difetti e per le cose belle che c'ha, quindi. Certo. Dai, io che demo fa? Dai! Finita la partita, sta a fare i cambi, sta a fare. Dai. Boh, dopo mi faccio un bel caffettino. Dai, 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 dai. Stasera gioca il Napoli. Si riprenderà. Attenzione, si firmano. Si sono proprio Non fermati giocano. questi, attenzione, proprio. Prova la bomba. Ma ha tirato poco piano, hai visto? Poitier è sicuro. Al di là dell'esito Vabbè, ci finale, sta. quest'azione è un esempio perfetto della Ah, hanno lunga ricominciato intuizione a di giocare gestire gli forse, spazi vediamo. del portiere. Se ne va. Rashford. Passato. Chance per tirare. Oh, Fa tutto alla lui. fine la polpetta se la passa, tira, segna e fa tutto lui. Vabbè, allora io esco che diamo la vinta. Sacco di disperazione. Guarda, stanno a cominciare a rosicare, ragazzi, li capisco, li capisco. Cioè, questo è stato più bravo a tirarsi in porta da solo che a tirare nella porta nostra. Ah, questo sì, infatti se ci provi tu non riesci, ma lui nel senso non riesci Ci mai a riusciva a farlo. fare sto gol, bravo. Adesso forse abbiamo trovato degli avversari stronzi che ci faranno fare 2 minuti così, facendo start, speriamo di no. Quitteranno, ma non credo. Un gol ogni 10 minuti, 70esimo, 7-0. Però ragazzi, sono contentissimo di aver trovato il mio bestione Lukaku. Lukaku, Lukaku. Per tutti quelli che dicono senza fare Ciccione, nomi, J.J. grazie. Aloisi che Lukaku è scarso. Sì, hai visto com'è scarso, Ha infatti. fatto 16 gol J.J. Quindi È dedichi a scarso, è scarso. Ma Milik. noi se lo teniamo così scarso, non c'è problema. L'Inter compra Eriksen, Moses, E no, per Chiriang. ritornare su GG perché è un amico, ma E il mi Napoli ricordo. compra Lobotka e Demme.
Vabbè, Insomma, lo è bosca. Paolo, no, il nuovo bomber per il futuro, Petagna, Petagna. Beh, che ha detto poi è un sogno stare a Napoli. Tutti la stessa cosa dico. La cosa bella, ragazzi, è che un certo Gigi Aloisi diceva a inizio campionato l'Inter, la Juve e il Napoli sono troppo superiori. L'Inter non è ancora in grado. Il Napoli è più forte. Il centrocampo del Napoli è più forte. Mi ricordo tutte queste parole, Gigi. Tutte me le ricordo. E adesso dove state? A meno 20, quant'è? Meno 21. Eccomi. Oh. Comunque ne volevo bene uguale, GG. Pure che sei del Napoli. Vai, che mo' gli faccio sta bomba. Gli tiro raso terra. Missile terra aria. Porco! Oddio. Che gol potevi fare, bella, Spizzo dietro, però. ma veramente io vorrei fare qualcosa di più. No, vabbè, vabbè, dai. Se entrava questa, questo ci andava a denunciare, secondo me. Per atti osceni in luogo pubblico. Questi sono i gol di Carletto, poi, ricordiamo. Eh sì, Carletto Pallanetto. Carletto pallone, io mi ricordo nel 2018, mi pare, no, pure 19. Mamma, Carletto di pallonetto era un cagazzi in assoluto proprio. Eccomi. No, fuori gioco, bravo, bravo, bravo. Sì, vabbè, poi ci riprovi, eh. Vabbè, sta coppa lascia il tempo che trovo, dice, vedete, gli avversari proprio sono zero. Non Rashford ce la è fa, non ce la fa. morto, morto proprio. Eccolo! No, oh mio Vabbè, dai, Dio. vabbè. Un Tareggi ha fallo da qua il pallonetto. No. Porpetta ha praticamente umiliato gli avversari. Non si fa così, Porpetta. Poi l'autografo non te lo chiedono più. Ah, ok. Poi dice. Li lasciamo a digiuno, ma la mamma non gli fa più la polpetta domenica. Basta, niente Porpetta. Vai, vai, vai. Ma una bella partita, che dici, Gemma? Beh, direi che abbiamo giocato pure troppo soft, tranquilli. C'è stata, cioè, c'è stata un'occasione per loro, un cazzo. Hanno fatto un tiro, mi sa. Diciamo che gli avversari non erano proprio il top del top, L'importante è vincere, vedi il Tottenham ieri contro il City, stradominato dal City, e poi porta a casa il risultato 2-0. Ci sta il pallonetto. Gli avevo fatto però. Che numero, bellissimo. E finisce. 8-0, Basta. easy easy. Se c'è tempo ne famo un'altra, se no Sì. ne facciamo un'altra, giusto per vedere se becchiamo un avversario un po' più alla portata, insomma. 20 tiri a 4, 8-0, direi che. Dedichiamo a Stefano Village, ricordiamolo. Stefano, se ci sei, batti un colpo ogni tanto, Oggi c'ha da fa Stefanino, non c'è sta. Mi eh. porto a casa i 6.000 GP. Belli, Facciamo belli. ancora gli auguri, anche se sono passati un paio di giorni, al nostro grande bomber Perry Como, che ha compiuto Pietro, gli anni in questi sì. giorni. Bravo, auguri a Pietro, vi ho fatto auguri in privato perché persona speciale Pietro. Fossero tutti come Pietro sarebbe un mondo migliore. È vero, è vero. A parte che c'ha una pazienza infinita, poi è uno che riesce a capire le situazioni in tutti i modi, veramente una bella persona Pietro. Allora, io ho pure Felipe Anderson tutto livellato, fra, se vuoi provarlo.
lo porto. Eh no, ce l'ho pure io, però porto là, ce l'ho a... ci mancano un paio di livelli. Sì, sono buoni tutti questi giocatori, ecco qua, Felipe Anderson, li porto in coppa, almeno uno si diverte. Perciò volevo Ibrahimovic, Ibrahimovic sarebbe stato un ottimo Giocatore. giocatore per la coppa, sì, almeno ti diverti un po'. Mazza, Roberto Carlos con questa faccia brutta gli ha messo proprio. È quello delle leggende, non della Master League là, quelli Ah, guarda che vecchi. faccia che c'ha. Che ha fatto? Lui. No, no, Roberto Carlos sullo stemma tuo, diciamo. Sì, sono quelli là predefiniti, quei giocatori predefiniti. Oh, questa dovrebbe essere una bella coppa. Vediamo un po'. Qua penso che dovremo un po' più spingere in velocità. Che poi uno di questi avversari l'ho beccato pure in classificata. Van Dijk. Ha portato Firmino. Ah, io metto Abraham, fra. Dimmi quello che ti pare, ma. Sono proprio frocio di Abram, è troppo forte, veramente un bel giocatore. Il Mosey King del 2020. Sì, praticamente io lo vedo così, cioè lui è proprio Mose Kean. È veramente un giocatore che si muove come Mose Kean l'altro anno, è tanta roba. Ma Zizou Donnarumma che sta in palla, che dici? Lo mettiamo. Ah sì. Piovono polpette, ragazzi. Vediamo polpettone. 1390 sto zozzo è arrivato. Guarda che percentuali che dai, ragazzi. C'è uno slogan, ragazzi. Vi iscrivete al canale. Se non vi iscrivete al canale, Polpettone ve lo fa come un melone, eh? Tanta roba, tanta roba, eh? Giochiamo contro i pirati, ragazzi. Questi sono i pirati. Stavo guardando, è un bel stemma, vedo, Lo stemma è figo, sì. Vediamo sti pirati se sono così cattivi. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande Ah. serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico Questi già splendida start e fanno. certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. I pirati stanno Seguiamoci da saccheggiando subito un per vedere che veliero. ritrovano. Stanno a saccheggiare un veliero. Luca, qui c'è un E calciatore noi che gliene merita famo il due. privilegio di giocare. Vediamo un E po'. così, Fabio, è proprio un privilegio. Si cresce tanto guardando professionisti del calibro di Pavel Nedved. Ogni giorno Facciamo giocate un fantastiche, Nicola, classico nel senso calcio 1-2 professionistico. veloci, gol Il di calcio è un calciatore pallonetto. con entrambi i piedi, Facciamo giocate sinistra, per far destra, divertire il sinistra. pubblico. Ci proviamo, dai, ci Ci proviamo, proviamo. almeno ci proviamo, poi oh, se viene, viene, se no. Rashford. Alaba, di forza. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ecco Abraham. Porco due che ha preso. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Il pallone Ma la in metto profondità sempre sono prima, difficili vediamo. da Che leggere per arrivo. questa difesa. Incornata! Sì, Hernandez. La mette in avanti. Opportunità per Rashford. Il direttore di Beh. gara interrompe l'azione. Difatti Io Rashford lascia faccio. la ferma. Dai, pennella, dai. Da lì Io potrebbe iniziare la pennello. rivolta. Sta prendendo la rincorsa. Per me prova ad anticipare.
Con Carlos la bomba. Ah. Butta giù la porta. C'è il pallonetto. Bello. Niente da fare, troppo difficile. Io volevi rifare il pallonetto. Da là è troppo di più, Carlos. Ma che? No. Ma dai, io ho allenato palla pulito pulito. Voglio fare un saluto pure a tutti gli amici Ciapo Cecchini, Salvatore Cirone, Alfonso Mereo, Stefano Segatori, Ani Luc e tutte queste persone qua. Ovviamente spero che stasera Salvatore Cirone ci sia per fare coppe con me, almeno andiamo in live anche lui. Mi farebbe piacere. Bell'intervento di Pizzino. Spazza via prontamente. Ci arriva Carlos. Grande movimento nello spazio. Attenzione, si inserisce Van Dijk. Col cross. Abramo di testa. E la prende Abra. Il nuovo Mosekin. Io dico che se provi Abram non lo togli più, Nico. No, ce l'ho, lo devo provare, capito? Lo provo pian piano. Sì, un kick-off ci potrebbe essere. Ma che lui mi capisce tutto? No, oh. No, non è andata. Bene, non sono riuscito a fermarlo. Da lì e senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. Ma questo non era fallo. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito. Bella giocata, eh. No, è stato fermo il portiere. Boh. Il classico Donnarumma. Paparone. Paparumma. Ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Sono in vantaggio di un gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Allontana il pericolo. Palla riconquistata immediatamente. Party. Cerca lo spunto. Buono, dico. Lo cazzo, vai, dove vai? Mira. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Opportunità per Ashford. No, c'ho la connessione lenta, non so perché. Intervento energico. A 200 mega, per Dio. Palla in avanti. Vai Abraham. Bello Nico. L'unica cosa che ho preso. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto. Proviamo a centro, vai. Ecco l'Abram di nuovo. Neymar. Raccoglie un passaggio. Buono. Cercherà di metterla in mezzo. Calcio d'angolo battuto. Attenzione Abram. Prova. Bello. Mi sono girato male col corpo. Messi. Neymar. Dai, per Dio. Maradona. No. Ma guarda che culo, guarda. E palle? Sì, guarda come movimento a parte. Prima di tutto. Libera al momento giusto. Grande prova di forza. Guarda questo adesso. Alaba. Ora
United. Rafael Varane allarga il gioco con palloni a sinistra. Fanno il numero. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Virgil van Dijk riesce a rubargli il pallone. Se ne va. Velocità di Rashford. Ancora di fisico. Si libera della palla ed evita complicazioni. Virgil van Dijk. Allora, abbiamo qualcosa in formazione. Un solo gol di scarto tra le due formazioni. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Sono trascorsi soltanto. Ma recuperiamo. Ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. Ma perché Carlos da mediano? Ho messo io così per cazzare. Cambio formazione. Cambierà il risultato? Noi ci proviamo. Lo facciamo cambiare il risultato. Per iniziare il secondo tempo, ragazzi. Vai Polpetta. Polpetta alla regia. Partiti. E speriamo che questo secondo tempo Mourinho si fa sentire negli spogliatoi, vediamo un po'. Dortmund ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso. Prendere in mano la partita fin dal primo Tanti. Minuto. Perde palla. Ecco l'opportunità per la partita. No! Ma come si fa? La Maradona poi che è nano. Bah, vabbè. La difesa era ben schierata, è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Subire gol così è proprio brutto. Respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe. Lo vedi, sono lenti a passarla, Nico. Può essere pure una connessione, sai. No, vabbè, dai, ma come si fa? Vedi della scivolata quando tira una propria. Ma che palle questi, però, che palle, oh. Vabbè, ci sta, dai. Mm-hmm. 40 minuti all'obiettivo, perché ribattiamo la partita e mandiamo a casa. Poi se vedi la partita hanno fatto 3 tiri, 3 gol loro. 3 tiri, 3 gol. Allucinante. Allucinante. Vedi, carica proprio lento, è proprio. Ci proveremo ugualmente noi ragazzi contro tutto e tutti. Ecco, questi già hanno sbagliato, bravissimi. Ha presa, come ha fatto a Piau? Cerca il passaggio tutto. Rashford. No! Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possono essere efficaci le giocate in profondità. Guarda. Lo vedi? Si è staccata la partita, scommetti. Mamma mia, Si è capito. Ma voi me ne ero accorto subito che laggava, frate. Opta per il lancio lungo. Può essere pure che c'hanno una connessione un pochettino. Ma basta un coppa, basta che c'è uno che c'ha de merda e. E via. Tutto bloccato, attaccato. Che coppa.
ma si vede subito quando va male, c'è cazzo da fa. Si fa trovare Ah, se sull'angolo e passa, sarà il se finito della passa era sfida. buona quella. Riconquista la palla. Mohamed Salah. Passaggio Scusa intercettato. Nicole, me volevo levare, mi sono riuscito a levare. No, no, no. Ah, tranquillo, tranquillo. Guarda, là, tutto bloccato. Guarda, guarda, guarda. Oddio. Tutto bloccato. Ma come fai a giocare così là, porco Dias? No, per fortuna so coppa, Nostra. Dai, fammi il golletto. Aspetta, Fra, mettiamo un po'. Vabbè, no, la voto. Mamma mia. Meno male che so coppe, una partita classificata così ferma tu. ah. Sei bestemmie. Eh sì, è così. Ancora quest'anno si nota di più però, la Sì, differenza di connessione. se nota Quest'anno subito. si nota di più proprio, gli altri anni no. Io non riesco neanche a girare, sta ancora rotellino Sì, a pure a me, pure a me. E tu sto di. Guarda, metti ma acqua, Fra, che provo a farti la giro. me. Monti Hernandez. Neymar, sceglie tocco corto. Bel gesto tecnico. Niente, niente di raggiro, però gli fa mergolletto. Bella palla di Ter Stegen. Che classe, ottimo salvataggio. Attenzione, Rio Hernandez, Ha sbagliato il sguscia, tiro. All'estremo non difensore ha mantenuto serpeggia. la calma e ha reagito. Ah, metto tesa, Fra. Ah! Veramente fastidio il bello. No, data troppo addosso al portiere. Ma guarda là, La verticalizzazione, ci va di passaggio profondo per Nedved, allontana il pallone, palla fuori, riprenderà con una rimessa. guarda, in diretta state a In guardare la diretta, live, sì. questi scherzi. Infatti questa ragazzi proprio, cioè, almeno capite che cosa significa avere connessioni di merda, ragazzi. E L'avversario ha avuto la meglio. poi influisce anche nel vostro gioco, eh. Cioè, non vedete mo che noi stiamo a perdere con questo e va male, ci frega un cazzo, però chi gioca con queste connessioni poi si lamentasse che rimane a 600, raga. È pure vero. Cioè, quella Sinistra, la bel cosa. Perché ne passaggio. sento tanti lamentare, poi c'hanno una 20 mega magari. Ma che Normale. può segnare? Chiudere. Il portiere si oppone. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opportunità di ripartire. Ci ho Bello anticipo e provato. vengono Ah, ha fatto spiantati. bene, Nico. Aia, Vai, vai, che è Stegen andata rischia bene, davvero inutili. E passa. Può colpire. Tuffa l'estremo difensore. Hanno ridotto lo svantaggio. vai. Palla Questo è dentro la frutto del difesa. ritardo del gioco, perché io sono arrivato della palla. Specchio della Sì. porta a C'hanno disposizione, una tutto connessione pronto. proprio pessima, effettivamente. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può Eh sì, lasciare perché che qua la palla palla se non sfiori apri il piede maglia. della porta e sperare che non faccia gol. Si ricomincia con un solo gol di E noi andiamo a scarto. fare Questo ribaltata, che ci porta frega. anche agli equilibri Vai di gioco che Rashford, cambiano. vai Ora Rashford, l'azione della vai! gara è tutta a loro favore. Abraham, meno male. E va bene così. Tanto Gol di grande fortuna. abbiamo pareggiato e mo andiamo pure a Rimessa vincere. laterale. Indirizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono e Anche credono in contro la cosa sta per connessione. accadere. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Oddio. Recuperano il E possesso arriva dei sempre a porti. loro, stavolta, pure in balza, andava. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Prova a verticalizzare. Bravissimo. Rashford. Bene, Marra. Passaggio in avanti nello spazio. Intercetto Oh, potevi Rashford. pensare che tiravi, purpe. L'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è, Tanto voleva fa ma facile, ne può perciò non ci valere può solo stare. Eh, lo Si libera la grande. so, Sta lo provando a cambiare un risultato fino all'ultimo. Uno sforzo so. Ah. incredibile. Si è imballato tutto, mi si è imballato Mbappé. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere.
pallone alto nello spazio. Pericolo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ma come è possibile che Van Dijk è finito a resistere? Ma no, fra, è proprio lento perché va male, no, perché la ultima azione, fra, fa per 4-3 e finiamo in bellezza. Eh sì, dai, dai. Caccerà forte o proverà la giocata di ridaglie. Ma se palle. 18 palla aveva Mitchell, so, a Firmino. Metto Cruyff pure che sta così, metto Firmino e metto Barella, va. No, non si può mettere Barella. Vabbè, ci frega il cazzo. Andiamo a segnare. E ci provano. Decide di non rischiare. Ottimo passaggio, deve girare. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare gli stessi. Bastarda, ha fatto fallo. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Andiamo di porta di testa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Possibilità di tiro. Elegante. E io provo. E prova sì. No, vado là. Ma recupera bene. No. Ma ce la facciamo, ultima azione. Sì, fa. Ya potremmo fare uguale. Vai! Eccolo Cruyff! Dai! Inserisce bene. Buono. Contro tutto e tutti. Abbiamo dimostrato che si può vincere anche con il lag, ragazzi. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Madonna, te. Va bene, va bene. Bella partita. Bello. Troppo, i virati... troppi ritardi però. Sì, troppi proprio, mamma mia. Niente ragazzi, un saluto anche al mio amico Angelo Di Polosco dell'Empire Sports. Un saluto da Polpettone. Ciao a tutti.